Eccoci qua, amici di Storie Parallele, buonasera. Siamo qui in diretta col professor Caviglie, egittologo, nonché direttore del Centro Studi Champollion. È già stato nostro ospite per parlare sia dell'oltretomba, del divino, quindi nella dimensione dantesca in un parallelo, sia per presentare il suo libro Champollion in Egitto. Professore è anche direttore della missione archeologica italiana a Luxor e oggi inauguriamo il primo incontro di questo nuovo ciclo di aperitivo con l'egittologo. Quindi ci troveremo in questa stanza virtuale a parlare di alcuni aspetti della vita e della cultura dell'antico Egitto. Come avete potuto vedere dal titolo, oggi parleremo in particolare di Imhotep e della dimensione che riguarda un po' la storia della medicina e il parallelo con la medicina, perché come sapete ai tempi erano molto connesse fra di sé queste dimensioni. Ne sono un esempio anche alcune formule che ritroviamo nei famosi papiri medici, no? C'erano sia alcune formule magiche, ma anche nozioni scientifiche e appunto mediche molto puntuali e molto precise. Sono stati dei precursori in questo gli antichi egizi. Io non voglio rubare altro tempo al professore. Durante, diciamo, la nostra chiacchierata, poi interverrò con domande e se avete appunto delle domande da porre al professore, scrivetecele pure in chat che provvederemo a porle in diretta e lascio la parola al professor Caviglie. Buonasera, buonasera a tutti, saluto tutti coloro che sono intervenuti e che comunque hanno piacere di sentire, diciamo, di partecipare a questa diretta. Giusto a guisa di breve puntualizzazione, diciamo, io sono direttore di una delle missioni italiane che si svolgono nella necropoli tebana, quindi dovrei dire direttore della missione archeologica italiana a Tebe Ovest, quindi nella necropoli tebana, proprio perché Luxor abbraccia, è un sito talmente grande che abbraccia tante altre realtà, quindi giusto, Certo. è una questione di correttezza anche nei confronti dei colleghi. Per quanto attiene il nostro discorso, quindi la nostra diretta, beh, diremmo, è da, diciamo, tenere sempre conto di che cos'è la civiltà egizia. E che cosa la civiltà egizia ha potuto tramandare in merito anche alla medicina. Ora, noi sappiamo perfettamente che gli egiziani solitamente non solo hanno un'esperienza molto viscerale con tutto quello che è la natura umana, ma anche con tutto quello che circonda la natura umana. Sono dei profondi conoscitori del corpo umano, di tutta l'anatomia, ma sono anche dei profondi conoscitori di tutto quello che è il concetto di immortalità e di magia, perché per loro chiaramente tutti questi aspetti non sono disgiunti, fanno parte di un unico sistema naturalistico in cui l'uomo è perfettamente inserito, grazie alla volontà divina, chiaramente. Quindi capite bene che in questo caso la medicina egizia è un utile connubio, diciamo, costituisce un utile connubio, è un trait d'union tra quello che è l'aspetto prettamente scientifico applicato all'anatomia e quello che in realtà si può ben applicare, diciamo, agli aspetti magico-rituali. Proprio perché un male viene interpretato sì perché causa dolore e causa degli effetti, ma un male può essere anche attribuito a una volontà divina, a una volontà di demoni, alla volontà ovviamente di nuocere da parte sia di quelli che noi oggi chiameremmo come maledizioni o diciamo opera di fattucchieri, ma anche relativamente agli aspetti più prettamente naturali. Quindi l'egiziano in qualche maniera suddivide e analizza sempre tutti questi effetti. Quindi capite perfettamente che per un medico che deve curare un personaggio che ha dolore alla testa, è chiaro che lui formula la sua diagnosi sì secondo il fatto che questo gli provoca dolore, ma deve anche valutare se nel cervello o all'interno della sua calotta cranica, se vogliamo dire del suo cranio,
magari ci sono degli spiriti o ci sono ovviamente delle situazioni che sono anche attribuibili a dei fastidi che magari dei demoni o degli spiriti maligni ne stanno in qualche maniera manifestando, si stanno manifestando. Questa è una cosa abbastanza normale per gli antichi egiziani. Ricordo a tutti che la loro civiltà si muove anche sul concetto dell'oggetto apotropaico, di protezione, cioè loro credevano veramente nella magia, sia nera che bianca, e ne avevano veramente paura, proprio perché la loro dimensione di vita è, diciamo, un po' diversa dalla nostra. Noi oggi sappiamo tantissime cose, ma grazie al frutto di millenni di scoperte e di, in qualche maniera, di tecnologie che ci hanno consentito di capire tante cose. Immaginatevi di essere personaggi che 5.000 anni fa sono all'interno di una valle come quella del Nilo, fertile, quello che volete, ma di cui qualsiasi malattia che oggi noi cureremmo con una semplice aspirina o tachipirina, per loro chiaramente doveva essere una lotta quotidiana. Perché? Perché chiaramente le conoscenze erano assolutamente straordinarie per l'epoca, però erano basilari. E quindi interveniva in quel contesto il medico, che in realtà è un mago. In realtà non esiste la parola vera e propria di medico in quanto medico, ma era un mago, un profondo conoscitore sia di quello che è l'animo umano, sia di quello che è effettivamente il corpo umano. C'era anche la figura del sacerdote ritualista, no? Che quindi era Certo, un po' infatti. una figura intermedia che Esatto, intercedeva, pensi. no? Poi per il corpo, per le necessità del Esatto. corpo. E questo succedeva soprattutto quando, diciamo, dopo la morte, il sacerdote ritualista doveva risvegliare anche i sensi, doveva formulare una serie di, diciamo, di formule, una serie di incantesimi, che avevano l'effetto di risvegliare, di ridestare i sensi del defunto, perché altrimenti, ovviamente, questo nell'aldilà non avrebbe permesso al personaggio di conoscere tante di quelle cose e di ritornare a quello che era il suo stadio iniziale, diciamo, dopo la morte, prima della morte, scusate. E questo perché, come diciamo, spesse volte, se volete, ne avremo occasione di parlare magari in altre puntate, l'idea dell'immortalità egiziana si basa sul fatto che l'Egitto, la civiltà egizia, muove sempre il suo concetto, il suo codice di esistenza nell'idea di un'immortalità. Nulla finisce, ma tutto passa e soprattutto ha una sorta di trasformazione e di rielaborazione costante. E quindi il defunto non è defunto in quanto tale, sì, è morto, ma può ritornare alla vita in base a se sono determinate condizioni che lo consentono. E beh, innanzitutto, oltre all'anima, il corpo deve essere in qualche maniera alimentato e deve essere fornito degli strumenti necessari per poterlo fare. Questo Quindi perché anche si innesta poi tutto il processo della mummificazione, il significato che c'è Certo, certo, dietro, certo, tutti i rituali, anche magari più tardi nel esatto. corso della chiacchierata ci illustrerà anche qualche aneddoto, Certo, qualche volentieri, particolarità. volentieri, volentieri, proprio perché fanno parte di tutto questo, quello che dicevo, tutto il contesto della medicina, a quello della medicina si accostano altri contesti che per noi sono ovviamente diversi, come per esempio i sogni. Il sogno rappresenta per l'egiziano, l'egiziano non dice io faccio un sogno, mi dice io vedo un sogno, perché nel sogno i defunti, i demoni, gli dèi possono apparire al personaggio vivente e in qualche maniera parlare con lui o danneggiarlo se possibile. In alcuni dei racconti abbastanza singolari, faccio un piccolo esempio, il personaggio di un antico regno che scrive al padre dicendo: ma padre mio, perché il mio servo che è defunto, che io non ho mai bastonato, viene nei miei sogni e mi picchia? Io non l'ho mai bastonato, perché si rivale contro di me? Quindi chiedeva al padre: cosa è successo? Visto che io non l'ho mai trattato male, perché lui dovrebbe rivalersi su di me in sogno? Questo è un esempio. Ho un esempio anche quando una moglie deve chiedere al marito defunto determinate cose, beh, porrà le sue domande al sarcofago affinché il sarcofago possa intercedere per il marito,
che è all'interno di una dimensione che non è più quella umana, affinché possa chiedere determinate cose che a lei servono. Questo per dirvi che nel mondo egiziano vita e morte fanno veramente parte di una dimensione naturalistica assolutamente straordinariamente importante, ma soprattutto straordinariamente diversa dal nostro concetto stesso di vita, proprio perché noi separiamo le cose. Allora, se eventualmente fa vedere la prima Sì, slide, cominciamo, condivido diciamo, gli allora lo edifici, certo. schermo e partiamo anche col nostro viaggio tramite le immagini. Perfetto, vede? Allora, in questo caso noi possiamo cominciare da una delle figure chiare che poi in realtà in età tarda, in età ptolemaica, verrà considerato come la divinità suprema della medicina. In realtà, nell'antico regno, il buon Imhotep, il visir, di uno dei faraoni, di uno dei sovrani più significativi dello stesso inizio della terza dinastia, cioè il sovrano Djoser, o Djoser, come di solito si dice. E lui è non solo il capo architetto, ma è un personaggio, io l'ho sempre, diciamo, considerato il personaggio del suo tempo, proprio perché è di fatto, cioè se scorre la seconda slide, dove vediamo i titoli, lui è non solo un principe, ma i titoli sono riportati chiaramente in quella specie di, diciamo, di disegno, sopra, in cui vedete. Si dice che è un principe alto dignitario, cancelliere del re dell'Alto e Basso Egitto, primo sacerdote di Heliopolis. Ora, vista così, sembrerebbero dei titoli assolutamente normali per un personaggio che vive a corte. Invece, per l'epoca e soprattutto per la figura del personaggio, beh, chiariamo che lui è una figura di rilievo. Prima di tutto, non tanto perché un principe è un alto dignitario, ce ne sono altri. Ma è cancelliere del re dell'Alto e Basso Egitto. Cancelliere significa che è il preposto a tutti i decreti del sovrano, quindi conosce perfettamente tutte le norme, tutti i segreti, tutto quello che si produce a palazzo. Quindi non solo è un giurista fine, se volete, ma poi anche primo sacerdote di Eliopolis, in altre parole, è colui che sostanzialmente scrive la teologia del culto di Ra. E al culto di Ra sono legate tante arti, è legata all'architettura, è legata alla medicina, è legata alla stessa esistenza del mondo terreno e ultraterreno. E quindi capite bene che siamo in un'epoca in cui questo personaggio, che può essere giustamente considerato, come molti dicono, il Leonardo, il Michelangelo del suo tempo, beh, incarnava una serie di capacità e soprattutto di, diciamo, di poteri anche nell'esecuzione delle cose e nella creazione delle cose che poi gli hanno fatto guadagnare anche questa, diciamo, questa divinizzazione come sostanzialmente dio della medicina, ma anche perché sapete perfettamente, non è solo dio della medicina, ma è anche protettore contro i serpenti, è colui che riporta vita ai morti. Cioè, in altre parole, questa assimilazione si deve al fatto che nell'antico Egitto, non essendoci divinità preposte alla medicina in maniera proprio settoriale, personaggi che hanno creato cosmogonie, che hanno contribuito alla teologia e che poi è alla base della stessa immortalità, probabilmente sono stati suscettibili di essere in qualche maniera identificati come personaggi degni di rilievo e come tali divinizzati, chiaramente. Avanti, un Sì. po'. Ecco, vedete, patologie, medicamenti e imbalsamazione. Beh, è chiaro che sono delle pratiche assolutamente legate, prima di tutto alle patologie, perché bisogna individuare, infatti vedete in questa specie di disegno di una stele, il personaggio, vedete, si accompagna col bastone, ha quella deformazione chiaramente del lato inferiore,
e che noi troveremo in alcuni sovrani mummificati, ovviamente ritrovati nelle cascette reali, abbiamo trovato questa tipologia di, diciamo, di infermità, come l'abbiamo anche trovata, si è pensato e si pensa in Tutankhamon, tant'è vero che sicuramente era quasi sempre seduto o si doveva appoggiare al bastone, perché era claudicante, quindi aveva questo tipo di deformazione probabilmente congenita. E questo era, diciamo, una cosa abbastanza naturale in un mondo come quello egiziano, quindi c'erano molti sani, ma c'erano anche molti malati che avevano parecchie differenti patologie. E vedete, questo personaggio soffre della patologia, quindi cosa fondamentale per l'egiziano innanzitutto individuare la patologia, se congenita o se derivata, cioè se acquisita successivamente. E quindi poi il medicamento, lo vedete a destra. Quando occorre medicare, il medico applica le sue conoscenze per cercare di alleviare o di estirpare quello che può essere il male, chiaramente con le ovvie implicazioni che questo comporta, perché il taglio di un arto o anche l'estirpazione di un pezzo anche anatomicamente, un pezzo di arto in qualsiasi parte del corpo, chiaramente inficia. Sappiamo perfettamente che inficia la validità anche sia motoria che dell'agire del personaggio. E quindi teniamo anche conto che nonostante la medicina egizia fosse all'avanguardia, è naturale che molte di queste persone potevano morire per setticemia, potevano ovviamente avere grossissimi problemi successivamente. Quindi teniamo conto che gli egiziani sono i primi in tutto l'Oriente della loro arte, però è naturale che dovete, date le condizioni anche in cui si opera, oggi abbiamo degli ospedali, abbiamo una sanificazione completamente diversa, virus e batteri Passare dalle rispetto. camere sterili a comunque Certo. Anche realtà perché, completamente esatto, diverse. il medico di solito lì va in casa a curare, quindi che cosa succede? Andare in casa a curare significa non trovare un ambiente perfettamente sterile, quindi bisogna chiaramente tener conto di questi fattori. E poi chiaramente l'imbalsamazione. L'imbalsamazione, l'arte della mummificazione, è stata e si è potuto realizzare quello che loro hanno potuto fare grazie al fatto che loro hanno studiato il corpo umano. Non so se vi ricordate il povero Leonardo che è stato ovviamente inquisito, condannato per il fatto che cosa faceva sostanzialmente per studiare per studiare l'anatomia umana. Osservava, la vivisezione, più soprattutto osservava i cadaveri, giusto? E nel Medioevo questa è una cosa che chiaramente non era vista bene. Ora, invece, gli egiziani naturalmente avevano questa opportunità. Quindi, nell'arte dell'imbalsamazione, della mummificazione, loro avevano l'opportunità chiaramente di verificare e soprattutto di poterla applicare proprio perché conoscevano perfettamente il corpo umano. E chiaramente poi ce ne parliamo tra pochino, però tutte le applicazioni mediche, tutte le applicazioni che noi abbiamo che si sono riscontrate sulle mummie reali, come anche sulle mummie che costantemente vengono scoperte, hanno dell'incredibile perché anche il tipo di materiale che deve riempire la cavità toracica o la cavità addominale, pensate bene, sono proprio antisettiche, quindi servono non solo per riempire, ma servono proprio per praticamente evitare la proliferazione di batteri e quindi chiaramente che possano nuocere alla mummia. Avanti. Sì. E quindi noi abbiamo quello che voglio dire, gli egiziani sostanzialmente tenete conto come una moda del tempo, come è sempre stato in tutte le civiltà antiche, l'80% della trasmissione era sempre orale. Quindi è chiaro che il medico, come l'addetto che doveva diventare mago, il medico imparava sul campo, come imparava alla scuola della vita, quindi si facevano, tra virgolette, veniva istruito a dovere. E non abbiamo dei trattati di medicina vera e propria in quanto volumi atti a descrivere determinate cose, però abbiamo un cospicuo lotto di papiri che riportano, che hanno proprio una funzione di riportare tutte quelle che sono, le pratiche
relative proprio alla medicina, e quindi alle applicazioni mediche, alle varie patologie, come poterle curare, chiaramente con che sostanze. È chiaro, le erbe mediche, la possibilità di avere degli strumenti che quindi possano, perché, ma quindi l'erba medica e le sostanze, anche delle sostanze psicotrope, pensate bene alla cannabis, pensate bene anche, diciamo, all'oppio, o pensate bene alla mandragola, erano tutti medicamenti che servivano soprattutto per, diciamo, lenire il dolore, quindi permettere al corpo, proprio in maniera naturale, di poterne in qualche maniera essere guariti. Avanti, Che quindi poi papillomavirus. sono anche alla base della farmacopea, perché alla fine Certo. moltissime delle medicine che utilizziamo oggi hanno come principio attivo, come base, comunque piante e elementi Certo. naturali. Quindi tenete conto che nei loro medicamenti, anche il papiro medico Ebers, vedete, sono tutti papiri del nuovo, diciamo, dell'inizio, poco, diciamo, poco prima del secondo periodo intermediario, poi in questo caso del nuovo regno, che in qualche maniera attico, sta scritto in questa tipologia di scrittura, servivano praticamente come guida sostanzialmente. Non sappiamo se sono stati utilizzati, hanno avuto un utilizzo vero e proprio, non sappiamo se sono in qualche maniera da, diciamo, comprendere in quella che è la letteratura, diciamo, di scuola, di istruzione, oppure se erano sostanzialmente, erano ricopiati proprio perché fungessero da guida ai medici. Perché ovviamente in alcuni di questi trattati noi abbiamo tutte le patologie, le possibili patologie, quindi andiamo dalla ginecologia, andiamo ovviamente, faccio un piccolo esempio, anche il fatto diciamo, della circoncisione, la ritroviamo in Egitto fin dall'Antico Regno e si lega, per esempio, ecco il concetto di magia, per esempio si lega al fatto che in un capitolo del Libro dei Morti, Ra praticamente, che cosa fa praticamente? Taglia da sé il suo frenulo, proprio perché poi da questo gesto nascono altre divinità. Quindi stiamo parlando di un trattamento medico che all'epoca veniva utilizzato ai fini proprio medicali, proprio medici, proprio per evitare, diciamo, impurità che potessero nella circoncisione creare, diciamo, problemi. E che però hanno sempre una motivazione o hanno dei risvolti di natura cultuale e rituale. Questa è la cosa abbastanza particolare. Quindi il medico è anche il mago che conosce sia l'anima che il corpo. Avanti. Ecco, vedete, in questo caso, diciamo, nell'immagine di sinistra, tratto da una tomba dell'Antico Regno, si vede ovviamente il trattamento della circoncisione. Come anche, lo vedete, anche degli strumenti di taglio particolari, come invece gli uncini per l'estrazione del cervello, che rappresentano sostanzialmente nel mondo egiziano, diciamo, degli strumenti di uso comune. Questo per farvi capire che stiamo parlando con personaggi che conoscono bene il corpo umano, sanno esattamente come operare. E quando poi non c'è possibilità di poter in qualche maniera ovviare alla morte, beh, in questo caso però loro fanno sempre tesoro di questo. Ed ecco perché nell'arte della mummificazione noi abbiamo una serie di trattamenti che fanno capire la loro capacità, ovviamente, di, diciamo, come se si volesse guarire il personaggio anche se è morto, anche nell'aldilà. Quindi gli si deve ridare esattamente la sua forma esatta, proprio perché anche nell'aldilà lui possa ricevere quel giusto, come posso dire, quel giusto indottrinamento, mettiamolo così, puntuale, affinché lui possa rinascere. Ma rinascere significa rinascere in un corpo intatto. E quindi questa frammistione, questo connubio tra magia e realtà fa della civiltà egizia una civiltà assolutamente straordinaria, perché non è il gesto e l'atto in sé, ma è come lo si fa e soprattutto chi si invoca affinché protegga una parte del corpo particolarmente, diciamo, che può essere dolorosa. Quindi immaginate, il personaggio cura, applica diciamo, i suoi medicamenti, ma invoca anche la protezione del Dio
che possa in qualche maniera alleviare questo tipo di dolore. Quindi vedete, c'è questa commistione che in qualche maniera è interessante proprio perché, diciamo, ha quella patina anche rituale piuttosto coinvolgente, se vogliamo, altrimenti resta un mero atto semplicemente di intervento sul corpo. Ecco, questo lo immaginate, come posso dire, nella casa della vita si insegnava quindi a interpretare, a valorizzare l'anima come il corpo. Nessuno poteva disgiungerlo dall'altro e quindi non esisteva, possiamo essere ben lontani dall'idea che il medico, una volta che il personaggio moriva tra atroci sofferenze, potesse in qualche maniera considerarlo come, tra virgolette, un essere umano che in qualche maniera, tra virgolette, era passato a miglior vita, come potremmo oggi fare, ma d'altronde è normale, cioè il medico, ovviamente, poverino, si trova dinanzi a questi casi ogni giorno e lui sostanzialmente uno scienziato deve cercare di aiutarli, però chiaramente l'aspetto umano talvolta è necessario proprio perché trovarsi in un ospedale, capite bene, con medici che ti osservano, le pareti bianche, questi locali che sembrano, è vero, bellissimi, ma nel senso utili ma asettici, è un conto. Invece voi pensate nel mondo egiziano, il medico va a casa, sei a casa tua, vieni visitato da lui, in qualche maniera c'è sempre la famiglia che invoca preghiere per te. Quindi, capite, e nel mondo egiziano c'è sempre questa specie di alone, diciamo, di ritualità che avvolge la medicina e che fa parte, ovviamente, di quello che è il loro modus vivendi. Avanti. Ecco, vedete, nel Tempio di Quomombo sono stati rappresentati in epoca chiaramente tolemaica, vedete, tutti gli strumenti utili per i medicamenti, quindi strumenti medici, quelli che diciamo, nella borsa del medico all'epoca, adesso avete le borse di pelle, i medici hanno le borse di pelle, ma all'epoca avevano anche loro il loro contenitore, una specie di scatolette dove avevano, diciamo, tutti questi strumenti fatti chiaramente di metallo, in bronzo, in rame, che servivano per questo. E quell'altra è un'immagine, ovviamente, di Imhotep, ovviamente venerato in epoca tolemaica. Questo per dirvi che, diciamo, è un percorso che parte da un concetto di architettura, parte da una sapienza prettamente sacerdotale e poi si snoda attraverso i secoli e millenni e giunge a maturazione proprio in epoca tolemaica, in cui questo personaggio sarà, diciamo, lo stesso Ippocrate, ricorderà quanto la civiltà egizia e la magia egiziana sia stata importante per lo sviluppo di quello che noi conosciamo oggi. Come medicina, lo stesso giuramento di Ippocrate fondamentalmente fa parte di un contesto culturale che possiamo perfettamente farlo risalire all'Antico Egitto, perché ricordate che nella casa della vita il giuramento del personaggio, sia che possa essere scriba, sia che possa essere mago, era quello della protezione degli dèi, la protezione del sovrano, soprattutto la dedizione verso l'uomo in quanto tale. Ma soprattutto come essere creato dagli dèi e suscettibile di immortalità se meritata. Avanti. E quindi veniamo a quello che, se ovviamente vogliamo proseguire, mi dica lei, Sì, Martina. no, mi stava venendo una domanda, ma non sapevo se porgliela adesso o dopo No, insieme. mi dica così. Guardando appunto l'immagine della parete di Komombo, ho notato che comunque gli strumenti sono molto simili a quelli poi ritrovati in altri contesti, no? Noi, a visto le storie parallele, cerchiamo sempre di fare un po' un parallelo fra le varie civiltà Certo. del Mediterraneo. E mi è venuto in mente tutta la strumentazione medica ritrovata nella casa del chirurgo di Pompei, no? E sono davvero molto simili. Quindi mi stavo domandando se, questo perché semplicemente non lo so, sono state invece trovate delle strumentazioni, dei veri e propri ripostigli di strumentazioni mediche, diciamo, dell'antico Egitto. E se sì, in quali musei si possono vedere? Quindi se è stata trovata come la casa del chirurgo a Pompei, ecco, diciamo, una realtà simile, parallela, ecco, nella civiltà egiziana.
Allora, no, diciamo provenienti da tombe, provenienti naturalmente da alcuni, diciamo, siti, noi abbiamo dei, diciamo, dei ritrovamenti di strumenti, questo è normale. Questa è una cosa ovviamente che nell'Antico Egitto avviene in varie epoche, quindi sulla base di questo è stato possibile ricostruire, diciamo, il loro utilizzo. Non tutti gli strumenti sono stati ritrovati, molti di questi, soprattutto quelli di imbalsamazione, sono quelli che hanno fornito la chiave. È chiaro, occorre tenere però presente che in epoca tolemaica, diciamo che gli influssi greci e soprattutto che pervengono in Egitto, anche da un punto di vista della medicina, non fanno che arricchire un patrimonio che già l'Egitto ha. Quindi è naturale che in quegli strumenti noi possiamo trovare quelli che troveremo anche nel mondo greco e poi in epoca romana e successivi, perché è chiaro che al di là della foggia, uno strumento, la sega per il taglio delle ossa deve essere quella. Certo. Lo strumento per, diciamo che nel mondo egiziano, gli uncini per, diciamo, estrarre il cervello oppure per esempio per il taglio, per l'eviscerazione degli organi interni, beh, quella è una cosa più prettamente egiziana. Invece avremmo trovato nel mondo romano e nel mondo greco dei bisturi fatti di diversa foggia, quello sì, cioè ci sono degli strumenti tipici egiziani, ma perché afferiscono proprio a delle metodologie tipicamente egizie, ci sono quelle che invece sono di uso prettamente proprio comune. E quindi questo è il bello, diciamo, la frammistione delle varie competenze proprio in quel rilievo si vede benissimo, Assolutamente. insomma. Allora, e se vogliamo proseguire, adesso diamo un'occhiata, giusto per non annoiare troppo il pubblico, insomma, diamo un'occhiata a quello che è uno degli aspetti più interessanti della medicina egizia, chiamiandola così, proprio perché nel momento in cui diciamo, il mondo egiziano avvia fin dal, diciamo, dalla formazione dello Stato egiziano, da quello che è il concetto di vita, quelle sono le norme della vita, quello che implica il concetto di immortalità e di vita, quindi al di là e al di qua della vita, sostanzialmente uno dei, diciamo, degli aspetti più importanti è quello chiaramente dell'imbalsamazione. Come dico sempre, il problema è che se dovessimo citare qualche filosofo, l'uomo è l'unico animale che sa di dover morire. E nel momento in cui sa questo, ha due possibilità: o trasmettere il suo sapere, oppure chiaramente tentare di essere immortale. Ora, gli egiziani hanno elaborato questo concetto con assoluta straordinaria capacità di inventiva, perché non solo hanno prefigurato un al di là, ma lo hanno in qualche maniera anche, diciamo, quasi umanizzato. Perché umanizzato? Perché chiaramente nessuno di loro conosce come è fatto veramente l'al di là, se ne esiste uno. E allora che cosa hanno fatto? Lo hanno in qualche maniera rielaborato in maniera che fosse, diciamo, un percorso di nascita e di ritorno e che potesse garantire al personaggio che all'interno della sua tomba sostanzialmente quell'immortalità derivante dal fatto che lui torna alla vita in un contesto dove ha già vissuto. Quindi, se ha vissuto nel mondo dei vivi, ritornerà nel mondo dei morti, certamente perché è la necropoli, ma tornerà sulla terra. Tornerà sul suolo sacro, chiaramente della necropoli, però avrà la sua casetta, avrà le sue immagini, avrà all'interno della sua tomba tutte quelle scene che gli ricorderanno quegli elementi, soprattutto quei momenti straordinari della sua vita. In altre parole, è una sorta di scatoletta magica, mettiamola in poche parole, che rappresenta una sorta di scatola in cui il tempo si ferma. Il personaggio, quando rientra nella sua tomba, rivivrà sempre in quel momento in cui ha vissuto perfettamente. E quindi capite bene che per poter fermare il tempo, il corpo e tutto quello che ne deriva dalla sua decomposizione deve essere fermato, deve essere bloccato, deve essere cristallizzato. Ora, capite perfettamente, andiamo avanti. Sì. Capite perfettamente che per poter fare questo
Il corpo, gli egiziani sanno perfettamente che è deperibile. Allora, se è deperibile, tutto ciò che può deperire deve in qualche maniera essere trasformato, deve essere rielaborato. Bisogna renderlo sostanzialmente immortale come il corpo stesso. Quindi anche ciò che il corpo contiene. Ed ecco perché si sviluppa quest'arte dell'imbalsamazione. Questi sono personaggi straordinari che non solo conoscono il corpo umano, ma sanno ovviare ad alcuni piccoli problemi quando si verificano. Allora, sappiamo tutti perfettamente che il corpo umano all'interno ha le ossa, chiaramente, circondate da fasci di muscoli e di pelle, e poi chiaramente che cos'ha? Tutti gli organi molli, che sono quelli che generalmente, contenendo chiaramente molta acqua, tendono ad andare in putrefazione. Quindi l'ottica qual è stata? Innanzitutto, il corpo chiaramente deve essere eviscerato, cioè tutti questi organi che sono particolarmente importanti devono essere anche loro trattati in maniera tale da essere imbalsamati e posizionati in alcuni vasi perché potessero essere mantenuti. Ciascun organo chiaramente è protetto da una divinità che tende in qualche maniera a conservarne magicamente, diciamo, la funzione. Invece il personaggio, una volta che è stato eviscerato, quindi immerso in questo natron, in questa soluzione salina molto forte che tende ad asciugare i liquidi, a questo punto, vedete, viene fasciato al pari di Osiride, quindi ricomposto, e viene in qualche maniera coperto di amuleti, perché è chiaro che la parte magica c'è sempre. Ogni parte del corpo deve essere in qualche maniera protetta da un amuleto, che ha una funzione non decorativa, ma una funzione apotropaica, proprio una funzione protettiva del personaggio. Avanti. Ecco, la stessa bendatura è fatta con, posso assicurare, con decine, decine, decine di metri, che, diciamo di rotoli, di questo fine lino, che ha una tipologia anche di spessore in base alla tipologia anche del periodo, per esempio, che non solo avvolgono il personaggio, ma sono impregnati per mantenerlo attaccato al corpo di resina. La resina naturale, quindi con i sali, resina naturale, si deve adattare perfettamente diciamo, al corpo in maniera da fungere da collante. Quindi la bendatura e la pelle in qualche maniera vengono, è come se fossero attaccate. E la difficoltà è stata che quando sono state scoperte queste mummie, per staccare questo tipo diciamo, di bende, hanno provocato dei danni, ovviamente, di separazione anche di pezzi di pelle, poi è stato, diciamo, il successo. Però la maggior parte di queste mummie si sono talmente perfettamente conservate che oggigiorno noi le possiamo ammirare nel museo adesso della civiltà egiziana, prima lo si faceva a Tahrir, però la cosa impressionante è che hanno mantenuto la maggior parte di questi le sembianze all'atto di quando sono morti. Avanti. Sì, eccoci qua. Guardate, è la mummia di Seti I, che guardate, sembra che stia dormendo, e tenete anche conto che questo personaggio, come tanti altri sovrani dell'epoca, già in antichità era stato smembrato perché in un periodo particolare della storia egiziana, quindi alla fine dell'età ramesside, tutte le sepolture reali vengono depredate e vengono ovviamente, diciamo, saccheggiate dei loro tesori. Chiaramente, che cosa succede? Anche le mummie che avevano all'interno tutti degli amuleti, soprattutto diciamo, amuleti di un certo valore, vengono spogliate. Quindi gli si apre praticamente la bendatura, gli si estraggono, si spezzano le ossa per cavarne, prendere bracciali e mulini. Quindi capite bene, all'epoca i sacerdoti e gli scribi della necropoli, quando si sono trovati dinanzi a questa catastrofe, cioè di vedere le tombe depredate, che hanno ricomposto piano piano tutte le ossa, le hanno rimesse in posizione e le hanno ribendate completamente, cercando di ridonare quella che poteva essere, diciamo, l'aspetto originale. E hanno fatto un grandissimo lavoro. E tramite quello, attraverso quello, è stato possibile, per esempio, capire determinati
tecniche. Per esempio, noi sappiamo che il cervello veniva estratto, come ci diceva, come racconterà in epoca greca il buon Erodoto, come tramite un uncino che passava, diciamo, attraverso le narici. Ora, credetemi, non è uno scherzo. Prendere il corpo, posizionarlo in una certa maniera, mettere l'uncino, sfondare le etmoidi, cercare di tirare tutta la massa cerebrale e poi riempirla con resina o con impacchi di lino, proprio per una questione non solo protettiva, ma anche, ovviamente, per evitare la formazione di batteri contraria cantante. E quindi uno dice, come diamine avranno fatto? E allora in alcuni di loro noi vediamo che c'è lo sfondamento dell'osso etmoide. In alcune altre, che non è possibile, gli hanno sostanzialmente forato la calotta cranica nella parte occipitale. Gli hanno fatto proprio un foro per l'estrazione e diciamo per poter mettere. Questo perché probabilmente in quell'epoca non solo c'era difficoltà, ma è cambiato, diciamo, cambiano anche le tecniche. Infatti le volevo anche chiedere, appunto, una delle domande sarebbe stata se la mummificazione è sempre uguale o a seconda dei periodi cambia sia come modalità, come materiali utilizzati, ecco un po', questa era la curiosità. Allora, sì, certo che cambia, perché capite bene che tutte le mummie reali scoperte nelle cascette reali, si chiamano cascette, delle tombe collettive, dove i sacerdoti, gli scribi, quando hanno ricomposto tutte queste mummie, le hanno posizionate per proteggerle, per evitare che dei ladri potessero nuovamente andarle a, diciamo, rovinare. Tant'è vero che molte di loro sono spogliate di tutti gli elementi di corredo, proprio per evitare che questo possa attirare nuovamente i ladri e nuovamente, diciamo, dediti al saccheggio. Quindi voi immaginate che a questo punto però si è potuto esaminare quali sono le tecniche. È chiaro che a partire dal Nuovo Regno, diciottesima dinastia, noi abbiamo delle tecniche per cui, diciamo, queste vengono semplicemente avvolte. Sì, molto spesso, per esempio, diciassettesima, inizi della diciottesima dinastia, il cervello non viene estratto, vengono estratti gli organi interni tramite sempre un taglio sul fianco sinistro, quindi sull'addome, diciamo, la zona dell'addome, lato sinistro dell'addome, vengono estratti, diciamo, gli organi interni, vengono estratti, viene riempita di, solitamente, alle volte anche di segatura, ci mettono segature, impacchi di lino e anche, diciamo, della resina, e talvolta chiaramente si vede anche, per esempio, che anche i genitali in alcuni casi o vengono asportati, quindi vengono tagliati praticamente, oppure per esempio se è una donna, la rima pudendi viene chiusa e sigillata praticamente con della resina. E noi non sappiamo talvolta il perché di questo, ovviamente legata a questioni rituali, come per esempio nell'età Ramesside, per esempio, questo tipo di tecnica comincia a divenire molto più sofisticato. E per finire, alla fine dell'età ramesside, quindi stiamo parlando della ventesima dinastia, da Ramesse III fino a Ramesse XI, noi vediamo invece che praticamente si comincia pian piano a mettere sotto la pelle, a fare delle incisioni sottocutanee per dare volume alla pelle, per esempio alla cute, all'epidermide, perché chiaramente con l'effetto del natron e del fatto che si asciugava chiaramente tutti i liquidi, è chiaro che queste mummie perdevano la loro tonicità e il loro volume iniziale e allora si inserivano al di sotto del viso, in alcune parti del corpo, degli impacchi di lino proprio per aumentare il volume. Vedete? Quindi sono dei sistemi per cercare di dire, e poi soprattutto gli si colorava il viso, gli si colorava il viso di rosso o di ocra, a seconda se uomo o donna, proprio per ridargli diciamo, quell'aspetto. E poi, cosa fondamentale, si metteva all'interno delle cavità, diciamo, orbitali, in questo caso, per esempio, Seti, fa parte dell'epoca ramesside, in cui gli occhi generalmente erano chiusi, tendenzialmente chiusi. In alcuni casi gli occhi sono proprio aperti, man mano che si va avanti, ad esempio, ventunesima dinastia, gli occhi saranno aperti e si metteranno all'interno degli occhi di pasta vitrea oppure diciamo di pietra dura, colorati, proprio per come se praticamente il personaggio stesse guardando
con questi occhioni che in realtà sono finti, per esempio. Questo per dirvi che ci sono tutta una serie di tecniche tese proprio a questo. A questo chiaramente, avanti, andiamo avanti un attimo giusto per, a questo chiaramente, ecco, vi faccio vedere, per esempio, già il Monte Tutankhamon è naturale che è un re, ma anche se deve avere lo scarabeo dal cuore oppure una serie di amuleti, vedete che tipologia sono. È naturale che quindi in un'epoca in cui viene meno il controllo nella metropoli, in questo caso i ladri hanno potuto fare man bassa di tutto quello che soprattutto sono i corredi funerari, tra l'altro, poverini, e anche diciamo, delle mogli stesse. Avanti. Ecco, questi sono gli amuleti per dirvi. Ciascuno di questi ha un valore particolare all'interno del corpo, all'esterno del corpo, si mettono nella bendatura, si mettono all'esterno. Quindi l'egiziano, diciamo, in questo caso, abbiamo a che fare con un mondo in cui tutti gli aspetti della vita quotidiana, che sia chiaramente dell'aldilà o dell'aldiqua, sono in qualche maniera legati alla loro funzione, diciamo, al fatto che l'amuleto ha una funzione apotropaica e serve sia ai viventi che a coloro che sono nell'aldilà. Questo è. E questo Ecco, per per quanto dirvi riguarda gli amuleti, le volevo chiedere se che. magari ci poteva illustrare brevemente, perché potremmo fare un ciclo di conferenze anche solo su quello, magari le simbologie più comuni, cosa poi stanno a significare, perché magari tutti conoscono l'occhio di Horus, lo scarabeo, ma magari pochi sanno poi il significato effettivo, la valenza, no? A cui veniva, che veniva Va bene, associato allora facciamo una l'amuleto. cosa, guardi, ne cito alcuni. Allora, se lei vede, allora, innanzitutto lo scarabeo del cuore viene messo ovviamente all'interno. Allora, innanzitutto il cuore non viene tolto, viene preparato, viene mummificato, viene lavorato, viene rimesso all'interno diciamo, della cavità toracica. Perché questo? Perché il cuore è l'unico organo che nell'aldilà verrà chiesto, ci deve essere per forza, verrà pesato sulla bilancia, è inevitabile, quindi il cuore ci deve essere sempre. Può succedere che il personaggio sia morto in cause accidentali particolari per cui il cuore non si è potuto mantenere. Pensate ai sovrani o ai militari morti in terra straniera che non hanno potuto avere, diciamo, immediatamente quelle che sono essere stati sottoposti, diciamo, all'imbalsamazione. È naturale che il corpo dopo un tot comincia a deperire. È chiaro che quindi al posto di questo talvolta si mette soltanto l'amuleto, però l'amuleto del cuore è colui che recita la giusta formula: o cuore non ti sollevare contro di me nella sala della verità, cioè che deve in qualche maniera comprovare il fatto che il personaggio ha agito in vita in una certa maniera. Se ha agito in una certa maniera non verrà divorato e quindi il personaggio potrà uscire al giorno, quindi potrà divenire nuovamente, assumere lo stato di immortale. Poi ovviamente lo vedete, ecco la schiena, il pilastro Jed che si ritiene sia diciamo, la colonna vertebrale di Osiride, lo vedete, sì, è esatto, rappresenta il concetto di stabilità, quindi il concetto di stabilità che all'uomo, ma soprattutto anche al defunto serve, perché ricordate che Osiride non è solo il dio degli inferi, chiamiamolo così, dell'aldilà, inferi un po' relativo, ma è sostanzialmente rappresenta il concetto di norma, rappresenta il concetto di ciò che è la norma del comportamento. Quindi mentre Ra rappresenta il concetto materno, quindi ovviamente di risurrezione, di costante rinascita, il padre, il concetto di padre, incarna perfettamente l'idea di Osiride, cioè la norma, il comportamento, il giusto modo di comportarsi, ha l'espressione in Osiride, proprio perché miticamente lui è stato un personaggio assolutamente straordinario. L'occhio di Horus è chiaro che all'interno delle mummie viene messo laddove spesse volte ci sono anche le ferite, proprio perché è un occhio guaritore. Ed è soprattutto un occhio che preserva e protegge, perché quell'occhio lì in realtà è legato al mito diciamo, questo occhio che in realtà apparteneva a Ra, poi lui giustamente perde, e questo occhio in qualche maniera è legato anche alla nascita dell'umanità. Ricordate che Remechet, cioè Remet o Remechet, che
rappresenta la parola per lacrime, sono in realtà anche gli uomini. In realtà gli uomini sono le lacrime di Ra. E quindi l'occhio di Horus fa parte di questa mitologia. Comunque diciamo che è un oggetto che serve per far rimarginare le ferite. Mettiamolo che sono state trovate in quei particolari settori della mummia dove c'erano ferite, c'erano particolari, diciamo, tagli. Tanto è vero che il taglio per l'eviscerazione della mummia, sul fianco, abbiamo detto sul fianco sinistro, viene di solito coperto con una specie di piastra in cui c'è l'occhio di Horus, proprio perché serve per cicatrizzare il concetto della cicatrizzazione e quindi diciamo, della rinascita. Poi chi ci può essere? Il pateco, per esempio. Il pateco, che è il nanetto, che tutti potrebbero pensare un nanetto malefico, invece è un nanetto benefico perché rappresenta il protettore dei sogni, il protettore dei bambini, cioè il protettore della natività, diciamo delle nascite, e soprattutto è un promotore diciamo, di coloro che devono avere bambini. Quindi il Bes, il nanetto Bes, diciamo, viene portato anche e soprattutto, come vi ho detto, non solo come proteggere le nascite e anche coloro che delle donne incinta, ma cosa fondamentale, protegge i sogni. Tant'è vero che talvolta in alcuni casi si sono trovati diciamo, dei poggiatesta con la sua effigie, la sua immagine, proprio perché protegge dai sogni. E siccome, come vi ho detto, il sogno per gli egiziani è un po' letale talvolta, perché demoni, dei o defunti ci possono apparire e possono farci del male, come a portarci anche del bene, è chiaro che diciamo, un aiuto non fa mai male. Poi ce ne sono tanti altri, come anche il nodo Tiet, che è il nodo di Iside, la grande dea maga, ma soprattutto protettrice, colei che in qualche maniera è il suo sangue, si pensa probabilmente anche il sangue mestruale, proprio perché nell'ottica egiziana il sangue mestruale non è qualcosa di negativo, anzi, diciamo, come simbolo di una divinità, rappresenta quel sangue che poi dal suo fluire, poi capite bene, c'è un'ovulazione successiva. Quindi l'ottica egiziana è sempre quello che questi liquidi, che sia anche quello della placenta, o quello ovviamente come sangue mestruale, ha un valore, diciamo, magico-rituale. Quindi non è negativo, anzi è positivo, perché favorisce, dopodiché favorisce proprio la fertilità. Certo, è legato alla nascita, quindi alla vita. Certo, certamente, certamente, certamente. Quindi, diciamo, il mondo egiziano in fondo diciamo, è permeato su questa tipologia di cose, cioè la medicina in quanto gioco, se vogliamo, rituale, ma anche applicativo, e invece questa magia che dà questa essenza stessa, diciamo, di come deve essere la vita, come deve essere regolata. Pensate che in una mummia poverina era morta di parto, una principessa. E il marito, per evitare che la moglie morta di parto potesse nuocere alla sua sepoltura e ai suoi figli, ha messo un papiro, ovviamente protettivo, praticamente tra le sue gambe. Perché? Perché la donna morta di parto, e si credeva che potesse in qualche maniera maledire il compagno, cioè il marito e i figli, proprio perché avevano, tra virgolette, potuto causare la sua morte. Questo per dirvi che in realtà il bello diciamo, anche del mondo funerario dell'Aldilà dell'Antico Egitto, legato intimamente anche alla magia, sta proprio nel fatto che alcune delle pratiche rispondono anche ad esigenze di vita quotidiana e di credenze. Avanti. Questo per dirvi, vedete la mummia come era posizionata col rito dell'apertura della bocca. Se vorrete, questo ne parleremo magari in un altro appuntamento legato all'aldilà. Avanti. Ecco, e vi lascio con questa è l'ultima, chiaramente la camera funeraria della tomba di Seti I, in cui vedete il soffitto rappresenta le costellazioni. Quindi, che cosa succede? Nella camera funeraria di un sovrano, come di qualsiasi altra tomba di un certo livello, noi abbiamo sempre il richiamo a quello che sono gli astri, la terra, la nascita e anche e soprattutto il Nilo. Quindi sono tutte parti che fanno, in qualche maniera, convergono sempre nell'idea che l'immortalità, come la vita quotidiana,
come vi ho detto, fanno parte di un sistema naturalistico creato dagli dei, per cui l'uomo è parte essenziale, non è unico dominatore, è semplicemente una parte di esso e come tale tende sempre a rispettare questi canoni. Grazie, allora. Se ci sono Certo. domande, se pensa, Sì. se ha... Sì, Dica, mi dica. ho già raccolto un paio di domande. Allora, dunque, tolgo la condivisione e torniamo a essere i protagonisti di questa diretta. Allora, innanzitutto invito tutti i partecipanti a, se hanno delle curiosità, appunto, di porcele senza problemi. Allora, ne ho una. Chiedono se la conoscenza dell'anatomia, quindi del corpo umano, era una disciplina riservata solamente alla casta sacerdotale o seppure lo studio anatomico potesse essere anche, diciamo, praticato da altre caste. Ora immagino ci sia un limite di alfabetizzazione, chiamiamola così, cioè ovviamente solo chi magari sapeva leggere e scrivere poteva anche far accedere a quelle che erano le poche, diciamo, le poche fonti al riguardo, però eccoci, ci domandavano appunto se era di esclusiva competenza sacerdotale. Allora, mettiamola così. Diciamo che c'è un sapere di bottega e un sapere più elevato. Siccome abbiamo detto che il medico sostanzialmente è anche un mago, ma è anche un teologo inevitabilmente, è chiaro che coloro che vengono istruiti nella casa della vita, salvo poche eccezioni, generalmente devono fare un iter conoscitivo notevole. Anche perché poi chiaramente ricordo a tutti che i principi e i futuri faraoni studiano nella casa della vita con gli altri, perché chiaramente devono essere educati alla conoscenza di tutto quello che regola il mondo dell'antico Egitto. Poi è chiaro che c'è, come in tutti i mestieri, c'è anche chiaramente una sorta di, non dico di alfabetizzazione, ma c'è una sorta di pratica di bottega. Nel singolo villaggio c'è sempre chiaramente colui che ha, diciamo, assunto delle conoscenze, che fa anche piccoli interventi, proprio perché, ha acquisito, l'esperienza da chi lo ha preceduto. Quindi abbiamo a che fare con una medicina di stampo molto elevato, e che comunque regola i grandi processi che, e anche soprattutto la redazione di volumi di medicina, di quelli che sono il sapere. E ci sono invece quei piccoli, diciamo, nuclei di conoscenza che si sviluppano all'interno dei villaggi. Per cui è chiaro che all'interno dei villaggi il singolo personaggio si farà curare dal personaggio di bottega e non potrà ovviamente afferire al Palazzo Reale per quanto riguarda altre pratiche, tenendo però conto che quello che si sviluppa a Palazzo Reale è un servizio, diciamo, è colui che lo esercita è un funzionario delle dipendenze statali, che cosa significa? Che la sua funzione è prettamente quella, e soprattutto anche il concetto di ricerca di nuove metodologie tecniche si sviluppa proprio in questo settore, come lo è per tutti i campi. Immaginate il sacerdozio, immaginate anche l'arte della rappresentazione. Quindi noi avremo il classico artista di bottega che ci può realizzare un piccolo sarcofago per la classe meno ambiente, che pagheremo poco e ce lo farà a forma un po' antropomorfa, ma a noi va bene perché comunque con qualche formuletta riusciamo a farci seppellire come fosse. E poi c'è il grande nobile, il grande aristocratico, che frequenta il Palazzo Reale, che frequenta le grandi botteghe, ovviamente dedite al seppellimento, dedite all'imbalsamazione e tutto il resto, che quindi è naturale che si avvarrà, spenderà molto di più e si avvarrà chiaramente di chi? Dell'esperienza di gente che li costruisce anche per i faraoni. Questo è. Quindi a piccoli livelli abbiamo una diversificazione di cosa, cioè quindi comunque c'è sempre il riferimento al medico e mago locale, rispetto a quello palatino, ma in qualche maniera la civiltà egizia sopperisce a tutte queste esigenze.
Ecco, io faccio una domanda nella domanda perché mi è venuto in mente un altro collegamento. Alle donne era permessa la pratica medica? Perché mi veniva in mente Agnodice, la prima ginecologa greca, che lo faceva un po' di nascosto sotto mentite spoglie. Allora, no, noi non abbiamo, attenzione, nel mondo egiziano la situazione della donna è una situazione un po' diversa, prima di tutto perché tiene in grande considerazione la donna, perché la donna fondamentalmente non è solo la padrona della casa come signora, perché uno dice signora della casa, ah vabbè, diciamo si occupa della casa, no, no, gestisce proprio gli affari di famiglia. Cioè, in altre parole, non solo è colei che gestisce tutti gli affari di famiglia, è che dà anche la pianificazione delle attività, attenzione, perché la donna è a capo della gestione familiare, ma gestione familiare significa mandare avanti una sorta di piccola, diciamo, azienda che deve le tasse al governo centrale. Deve una... Quindi tenete conto che i primi medici di famiglia all'interno del nucleo familiare sono proprio le donne. Ed è chiaro che noi abbiamo pochissimi esempi, salvo uno, in cui è attestato questa donna medico, in cui diciamo non ci dà la possibilità, tra virgolette, di poter di avere un quadro chiaro. Però tenete anche conto che nel mondo egiziano, in realtà, col fatto che la donna era molto ben considerata, probabilmente è chiaro che soprattutto a livello di villaggio c'è la possibilità che molti apprendisti, soprattutto alcune che si occupavano di questo tipo di esperienze, potessero essere donne. Quindi non lo metto assolutamente in dubbio, anzi, me lo aspetto vivamente diciamo, da questo tipo di contesto. Ora speriamo che con gli ultimi scavi che stanno facendo in quel famoso villaggio, che era già stato scoperto negli anni 30, accanto al, diciamo, ai templi funerari a Tebe Ovest, vengano fuori, perché quello è il villaggio dei lavoratori, non è una città, è un villaggio dei lavoratori in cui hanno trovato il materiale, i forni, cioè erano quelli che materialmente si occupavano della costruzione. Ed è la possibilità che in quel tipo di villaggio venga magari fuori il fatto che ci possano essere le attestazioni in cui le donne si occupavano di determinate cose. Certo. Quindi, a differenza del mondo greco, abbiamo a che fare con un impiego, una valorizzazione della donna ovviamente straordinaria. Io questo lo dico proprio perché, Assolutamente. ma è una questione proprio funzionale, proprio perché l'egiziano sa perfettamente che è la donna che gestisce di fatto non solo l'ambito del focolare domestico, ma praticamente gestisce tutti gli affari di famiglia e quindi il timetable della giornata, chi deve lavorare cosa, che cosa bisogna fare. Quindi, fondamentalmente non lo escludo. Allora, nel frattempo sono sorte varie domande, provo a mostrarle. Ecco, Miriam ci chiede come questi aspetti legati al magico possano e hanno influito nei riti, nelle credenze e nelle magie, nella dimensione magica successiva. Sì, certo, ovviamente il problema è molto semplice. La vedo, sì, riesce a toglierla? Ah, ecco, Sì, adesso la vedo. ecco. Chiedo scusa. No, è molto semplice perché in epoca tarda il mondo dell'Antico Egitto, fin dalla sua esistenza, quando ha contatti con il mondo greco, il mondo classico, è naturale che rimane sempre il faro cultuale e culturale a cui Roma e anche tutto il mondo greco ed ellenistico fa riferimento. Provate a pensare solo al culto di Iside, la dea maga, che viene praticamente in epoca romana, diventa uno dei culti praticamente molto, praticamente il più diffuso forse in tutto il Mediterraneo. Perché? Perché la dea maga è una dea guaritrice, ma soprattutto è una dea che rappresenta il concetto di madre e di protettrice. Quindi gli aspetti della magia legati alla medicina, legati alla guarigione, legati anche all'idea che noi vedremo anche Arpocrate, cioè oro, che diciamo, lo vedremo in statue di epoca tolemaica e poi romana, che praticamente sui coccodrilli stringe serpenti, perché ovviamente rappresenta. Si versa l'acqua su quella statua, e quella statua in realtà quell'acqua è prodigiosa. Quindi capite?
la stessa acqua santa, diciamo che si utilizza in ambito cristiano, deriva proprio da quel concetto di magia. Provate a pensare ai grandi culti anche moderni. Io cito sempre quello di Sant'Agata a Catania, per esempio, e Santa Rosalia, anche ovviamente a Cagliari mi avevano segnalato i colleghi sardi, i funzionari della sovrintendenza, gli archeologi, che c'era, diciamo, il rito, diciamo, c'è un rito a Cagliari. Ce ne sono vari dappertutto. Perché? Perché sono luoghi di approdo dei marinai, il marinaio porta con sé l'idea del culto, il culto è la guarigione è il fatto di poter navigare, pensate anche i marinai che hanno la polena, il concetto di polena, che deve proteggere il loro cammino, è tutto legato, è naturale che molti culti anche in età cristiana si svilupperanno. Pensate soltanto a Iside, che tiene in braccio Horus, il fanciullo, lo allatta ed è la stessa immagine che vedremo con la Madonna col bambino. In altre parole, sono delle immagini forti che richiamano il concetto di integrità familiare, ma richiamano soprattutto il concetto che la medicina non è soltanto guarire i dolori, ma proteggere e anche preservare. E quindi se un culto e una credenza e anche delle pratiche restano e sono, diciamo, efficaci, in qualche maniera noi li ritroveremo anche nelle nostre credenze, in quelle che ovviamente noi sono trasposte anche in epoca cristiana. Certo, rivisitate però comunque con un Il principio non certo cambia, il fil rouge che principio. rimane assolutamente. Certo, il principio non cambia, il principio non cambia. Allora, prenderei la prossima domanda. Marco Murgia ci chiede: quelli che in qualche modo, da un punto di vista anatomico, costituiscono naturalmente nel corpo umano degli orifizi, quindi orecchie, bocca, narici e altre parti intime, venivano sigillati con resine o altri durante mummificazione? Questo ci aveva un po' accennato prima, appunto, rispetto alle parti Certo. del corpo femminili. Infatti avete visto la foto, ovviamente l'immagine di Seti aveva la boccuccia chiusa, ma dentro fino in gola è praticamente riempito di resina. Quindi nella dentatura e nel loro faringe è praticamente pieno di resina. Sono non solo ovviamente tendenzialmente chiuse, ma quando sono aperte sono comunque tappate con della resina o con degli impacchi di lino. Chiaramente capite bene che dipende dal periodo, se di solito si ha gli occhi aperti, tendenzialmente avrà anche la bocca aperta, ma ricordate che si vede poco poco di solito i denti, poco affilare, diciamo che vengono fuori, anche perché molte mummie hanno la parte, diciamo, la parte superiore mandibolare un po' più prominente. Però solitamente se hanno gli orifizi aperti vengono chiusi e diciamo con uno strato di resina. Quindi o li hanno chiusi o se li hanno aperti vengono all'interno ritrovato uno strato sigillante di resina o di impacchi di lino. Questo perché la chiusura favoriva il fatto, praticamente probabilmente da un punto di vista sia igienico ma soprattutto da un punto di vista rituale, proprio perché la chiusura, quella resina, doveva in qualche maniera tendenzialmente non solo sigillare, ma proteggere. Certo, creava una specie di unicum che proteggeva, diciamo, il corpo, le spoglie corporali. Allora, poi abbiamo una domanda per quanto riguarda gli amuleti. Francesca Cossu chiede qual è la differenza fra lo scarabeo e lo scaraboide e chiede se lo scaraboide è una sorta di imitazione dello scarabeo. Certo, lo scarabeo è scarabeo, nel senso che quando ha tutte le sue caratteristiche, quindi come avete visto diciamo, nelle slide, per esempio, di Tutankhamon, che ha il carapace bello formato, carino, con le zampotte e tutto quanto, e magari sul dosso è, diciamo, ben definito, sotto praticamente nella parte ventrale invece c'è l'iscrizione o comunque ci sono delle iscrizioni delle mani, solitamente quello è uno scarabeo completo, quindi viene detto scarabeo. Scaraboide è quando gli assomiglia, in altre parole prende la forma dello scarabeo, ma in realtà il dosso può non essere evidenziato, come anche, diciamo, nella parte ventrale possono esserci, praticamente possono non esserci segni. In questo caso,
anche nelle classi meno ambienti, solitamente lo scarabeo, ma lo vedete anche adesso quando andate in Egitto, che ve li offrono in pietra che sembra pseudodura, quelli sono scaraboidi, se vogliamo, proprio perché imitano solo la forma. E questi andranno in voga soprattutto in epoca fenicio-punica e poi soprattutto, e poi anche successiva, proprio perché vengono utilizzati come degli amuleti, sempre apotropaici. In alcune sepolture sono state trovate anche in vari contesti, anche per esempio in Sardegna, in cui l'idea è il messaggio stesso, cioè non sappiamo se effettivamente nella loro valenza potessero essere stati intesi come diciamo, simboli egizi apotropaici, però di fatto lo scaraboide in una sepoltura può essere collegato probabilmente anche a questa funzione. Quindi ecco la differenza tra le due. Ok, perfetto. Poi abbiamo la prossima domanda. Qui sono un sacco di Grazie a complimenti voi, e grazie a trovano voi. interessantissimo l'intervento. Allora, Aurelio ci chiede se c'erano delle regole che impedivano l'utilizzo di alcuni amuleti rispetto di altri, cioè se esistevano amuleti usati esclusivamente da aristocratici e sacerdoti oppure erano a disposizione di tutti, ecco. Allora, per esempio, facciamo un piccolo esempio. Se io sono cristiano, posso mettere di solito la croce? Di solito la metto. Poi ci posso anche mettere il volto di Gesù, la Madonna. Cioè, in altre parole, ciascun amuleto apotropaico riflette anche il culto e la devozione. Anche per gli egiziani era così. Loro adoravano tutti gli dèi, ma c'erano degli dèi in particolare che vuoi che sono anche titolari della regione. Per esempio, facciamo un piccolo esempio, se io vengo, non lo so, da Eracleopolis c'è il dio Kershef, se vengo da Menfi c'è il dio Ptah, come altri. Quindi ciascuno degli egiziani solitamente poteva utilizzare tutti gli amuleti che voleva, in base al culto personale. C'è la possibilità, per esempio, che un bambino magari aveva bisogno, nasceva con una deformazione o aveva bisogno di una protezione particolare, beh, allora Bes o allora Iside l'amuletino serviva per questa protezione. Perché, come vi ho detto, la nascita di determinati personaggi con delle deformazioni era vista come un segno degli dèi, praticamente che poteva essere benefico o malefico. Quindi in questo caso non si buttava dal tagetto il bambino perché era deforme, come potevano fare i greci, però gli si cercava di assicurare una certa protezione anche per evitare problemi. Quindi in questo caso, questo sono per gli amuleti. È naturale che invece tutto quello che riguarda invece la simbologia relativa alla funzione, quello è diverso. Esempio, se io sono un militare, avete visto il generale di Figliuolo, porta le stellette, tutte, diciamo, le medaglie, quindi sostanzialmente quelli sono simboli di un uniforme che portano tutti per differenziare i gradi, ok? Gradi militari, come ci possono essere. Beh, è naturale a questo punto che anche praticamente il generale in capo avesse, per esempio, di solito aveva come, diciamo, una sorta di ape, un'ape che sembra un simbolo dell'onore, oppure poteva avere dei bracciali particolari o una collana particolare che, diciamo, stabiliva la sua funzione. Beh, quelli rappresentavano proprio il concetto di funzione amministrativa, militare, religiosa. Invece, gli amuleti potevano essere portati liberamente, non stavano. Certo, è chiaro che dipendeva sempre dalla scelta. Ci potevano essere persone che adoravano Set, anche se molti lo vedono come un dio cattivo, in realtà era un dio turbolento, ma che aveva il suo bel santuario nel Delta e veniva venerato per le sue qualità, perché è vero che era turbolento, ma in natura la turbolenza in battaglia serviva. Quindi, oppure a Tebe ci poteva essere il devoto al dio Montu, che anche quello è un dio guerriero che aveva le sue caratteristiche. Quindi è una cosa che loro portavano anche a loro scelta, chiaramente, salvo gli amuleti che, come vi ho detto, appartengono un po' alla sfera funeraria, però chiaramente ciascuno poteva scegliere in base alle proprie esigenze, anche gli ex voto, si comportavano in quella maniera.
Allora, Enrico invece ci fa una domanda sulle mummie, cioè le analisi hanno permesso di individuare se la morte è stata causata da una malattia o in modo incidentale? Ecco, diciamo questo è un bell'ambito con cui abbiamo a che fare. Beh, e tenete conto che tutte le mummie reali, ciascuno di loro, chiaramente ha rivelato la patologia in alcuni casi, in altri casi non è stato così. Facciamo un piccolo esempio. Ci sono degli esempi in cui è palese il fatto che sia stato ucciso. Come vi ho detto, purtroppo il problema deriva anche dal fatto che molte di queste mummie sono state danneggiate in antichità. Quindi, facciamo un piccolo esempio: se la mummia della presunta regina Ti, la mamma di Akhenaton, aveva praticamente il torace sfondato. Quindi capite bene che se il torace è sfondato è da attribuire certamente ai ladri, però non sappiamo se magari può essere anche causa di morte. Chiaramente, dalle analisi antropologiche fatte fin dagli inizi del Novecento, diciamo, è apparso piuttosto, diciamo, chiaro il quadro. Ma facciamo un piccolo esempio. La mummia di Ramesse III, che nel secondo, diciamo, il papiro giudiziario di Torino fu assassinato, ha avuto una conferma nel fatto che, giustamente, quando hanno esaminato la mummia, e la mummia di Ramesse III non è mai stata, diciamo, depredata dai ladri, è intatta, è stata riossilizzata per una questione ovviamente, diciamo, politica e rituale, ma la cosa fondamentale è che attorno al collo aveva una spessissima, diciamo, strato di bende che circondava il collo, tra l'altro con un amuleto dell'occhio di Horus. E hanno rivelato il fatto che aveva un taglio praticamente di 12 centimetri. In altre parole, era stato sgozzato. E questo rivela il fatto che questo ha causato chiaramente la morte. Chiaro. Ci sono casi in cui invece si pensa che probabilmente siano morti per morte naturale. Tenete conto che la mamma già a 40 anni hanno già un limite per loro, 40-45 anni hanno già anziani, anche perché loro a 12 anni, 11 anni già figliavano. Quindi erano già adulti e quindi tenete conto che la maggior parte delle mummie sono morti o per cause naturali perché sono anziani, pensate a Ramesse II, Seti I anche diciamo non era tantissimo anziano ma è morto per questioni naturali. In alcuni casi invece hanno trovato tracce di vaiolo o tracce di malattie che possono essere state tipo praticamente anche per esempio la malaria. Oppure, per esempio, anche tracce di ascesso dentale che poteva portare la setticemia, anche perché, come vi ho detto, per quanto re, le conoscenze della medicina all'epoca potevano fare più o meno quello che potevano, insomma, per l'epoca erano avanzate, ma sempre relativa al fatto che stiamo parlando di una civiltà di 4-5 mila anni fa. Ovviamente poi ci sono dei casi in cui invece, come vi ho detto, o c'è stata un'uccisione oppure. Per esempio, in un altro caso, un'altra mummia avvolta di una pelle di pecora, e si pensa che sia il congiurante, cioè l'assassino, il principe Pentaur, quello che ha ucciso Ramesse III, il figlio, coperto addirittura di un vello, quindi di pecora, cosa ovviamente dispregiativa per gli egiziani, e che sembra dalla contorsione dell'espressione del volto che sia stato probabilmente strozzato, per esempio. Quindi, sono tutte evidenze che ci dicono che la maggior parte sì sono morte naturale, ma ci sono dei casi in cui morta di parto un'altra è morta praticamente probabilmente in un altro caso abbiamo visto che l'espressione del volto forse prima della morte ha fatto ipotizzare a un infarto fulminante. E poi, mistero dei misteri, lo chiamo così, io sono un archeologo, misteri non ci credo, diciamo che non lo sappiamo, enigma degli enigmi. E la presunta mamma di Tutankhamon, ritrovata nella KV35 da Vittorio Re, che ha il volto sfondato. E allora si era pensato che fossero stati probabilmente i ladri a fargli quell'effetto lì. E invece sembra che probabilmente o è stata uccisa all'età di 25 anni, oppure quello sfondamento diciamo, del volto, perché tutta la parte frontale diciamo, della parte frontale del volto è stata praticamente bucata, sostanzialmente è assente,
si è pensato che possa essere stato un animale di grossa taglia, un calcio di un animale di grossa taglia che possa avergli provocato questo. Quello ha provocato la morte della mamma di Tutankhamon, la presunta mamma di Tutankhamon, stando alle analisi del DNA, ma di cui noi non sappiamo chi sia. Quindi il bello di questo tipo di reperti per noi è capire attualmente con determinati dati. In alcuni casi si è trovato per esempio una punta di freccia all'interno dello sterno, quindi ovviamente si è pensato che quello possa aver causato la morte. Quindi ce ne sono di varie tipologie, sono abbastanza interessanti. Poi ovviamente facendo passi avanti anche la nostra medicina, no? Quindi anche le nostre tecniche, anche ad esempio l'uso di TAC o di raggi X, ci potranno anche in futuro magari permettere di capire anche di più, no? Su mummie che No, magari è già stata fatta l'autopsia. tutto quello che noi sappiamo in realtà, che sta venendo fuori da circa 20-30 anni, è tutto frutto della TAC, ed è tutto frutto di raggi. Praticamente c'è stata la possibilità di capire tramite il DNA, diciamo la mamma di Tutankhamon chi era, cioè una serie di cose che prima non si poteva, tant'è vero che tutte queste mummie sono state analizzate diciamo, da un antropologo che ha fatto la storia dell'antropologia, che è Grafton Elliot Smith, che ha analizzato tra il 1890 e il 1905 fino al 1910 la maggior parte di queste mummie con gli strumenti che lui aveva. È chiaro che nel 1880, quando hanno trovato le mummie, le hanno cominciato a svendare, gli egittologi dell'epoca non ne capivano granché, avevano pensato a delle cose. Già Smith ha in qualche maniera cancellato una serie di sciocchezze che avevano detto, e ha potuto fornire un quadro abbastanza, diciamo, completo, ma per l'epoca. È chiaro che adesso molte cose adesso le sappiamo, certo. Assolutamente. I messaggi di complimenti ovviamente per il suo intervento sono tantissimi, poi li potrà vedere sotto al video. Se non ci sono altre domande o se non vuole soffermarsi su altre specifiche, io magari lascerei anche per un prossimo intervento, perché questo è solo il primo incontro per i nostri aperitivi virtuali. Saluterei tutte le persone che ci hanno seguito e ovviamente nei prossimi giorni uscirà un piccolo articolo che traccerà un po' un indice di quello che oggi abbiamo detto e ovviamente riproporremo sia la video intervista sia metteremo a disposizione le immagini, così che tutte quelle persone che magari non sono riuscite a seguirci sin dal principio potranno recuperare. Ringrazio il professore a nome di tutti, perché insomma è stato un intervento molto interessante come sempre, anche uno spunto per poter poi approfondire. Grazie a tutti voi, veramente, e di cuore, perché comunque insomma, possono essere argomenti che possono interessare, ma anche possono essere anche abbastanza pallosetti, insomma, diciamo, vabbè, questo parla sempre, quindi insomma, grazie veramente a tutti. E auspico poi magari possiamo soffermarci nelle prossime volte, sarebbe carino parlare ovviamente del concetto di al di là, e quindi anche legato anche al fatto Assolutamente. del seppellimento, di che cosa concepisce. Cosa si, con, diciamo, si intende nell'Antico Egitto per il concetto di inumazione, va bene? Ok, grazie a Assolutamente. tutti Allora ci voi. diamo Buonasera. appuntamento a maggio con queste tematiche e invitiamo anche tutti coloro che ci hanno seguito, se hanno delle curiosità o degli argomenti che magari vorrebbero approfondire insieme a lei, professore, se ce lo fanno sapere con un messaggio o con un'email. Magari noi possiamo anche organizzare qualche incontro mirato. Grazie infinite a tutti, buona serata. Grazie, grazie a me. Grazie, Grazie a buonasera a te. tutti. Buona serata.